Ciao, mi chiamo Consuelo, benvenuti sul canale e grazie per aver scelto questo video di yoga per la schiena. Per la pratica di oggi, ci servirà un mattoncino da yoga, quindi se ce l'avete, prendetelo oppure qualcosa di equivalente e poi posizionatevi sul vostro tappetino e iniziamo. Portati in una posizione seduta comoda. Sia seduti sul tappetino oppure seduti sul vostro mattoncino da yoga e poi rilassa le spalle, rilassa il collo e portati in una posizione eretta con la schiena dritta e il mento reclinato verso il petto. Chiudi gli occhi. Oppure trova un punto fisso di fronte a te sul pavimento su cui appoggiare lo sguardo e poi rilassa i muscoli del viso e prendi un paio di respiri profondi e lenti dal naso. Quando inspiri, permetti alla pancia e alla cassa toracica di espandersi e quando espiri fai uscire tutta l'aria dai polmoni. Ancora uno. Poi apri gli occhi e ti porti in quadrupedia, quindi sulle mani e le ginocchia. Allarga bene le dita delle mani di modo tale da avere un supporto stabile e poi puoi decidere di puntare i piedi oppure di puntare i piedi o di fletterli e facciamo alcuni cicli di cat and cow, quindi di mucca e gatto. Quando inspiri, inarchi la schiena e porti le spalle, muovi le spalle all'indietro e quando espiri, arrotondi la schiena e reclini il mento verso lo sterno. Inspira, il coccige si muove verso l'alto, verso il soffitto e espira, coccige verso il pavimento. Gli occhi possono essere aperti o chiusi quando hai capito il movimento. E usa le mani per spingere leggermente il pavimento lontano da te, di modo tale da non collassare tutto il tuo peso sui polsi. Ancora uno. E poi portati al centro. Quando inspiri, porti la mano sinistra in alto verso il soffitto e quando inspiri, incroci la mano sinistra dietro il braccio sinistro, dietro il braccio destro e l'orecchio sinistro e la tempia che si appoggiano sul pavimento. Se il pavimento è troppo distante, puoi anche usare un blocco per appoggiare la testa. Usa la mano destra per spingere sul pavimento e aiutarti a ruotare la colonna vertebrale un pochino di più. Il bacino rimane allineato con le ginocchia. Inspira e espira. E poi portati al centro. E facciamo l'altro lato, quindi mano destra che raggiunge cerca di raggiungere il soffitto e poi quando espiri il braccio destro che si intreccia dietro quello sinistro e l'orecchio destro e la tempia si appoggiano sul pavimento o su il mattoncino di yoga e con la mano sinistra spingi giù verso il pavimento per una torsione
nella colonna vertebrale e anche un allungamento dei muscoli attorno alla scapola. Inspira. Espira. E poi ritorna in quadrupedia, punta i piedi e portati a canna faccia in giù. E per il primo downward facing dog, o canna faccia in giù, puoi piegare leggermente le ginocchia e magari immaginare di camminare sul posto, allungando una gamba e piegando il ginocchio opposto. E poi portati al centro, le ginocchia leggermente piegate per il primo canna faccia in giù, spingi le mani in avanti e allunga la schiena più che puoi. Lo sguardo è in mezzo sul materassino, in mezzo nello spazio in mezzo ai tuoi piedi, inspira, espira. Spingi il bacino indietro e in alto, inspira. Espira. E poi cammina in avanti e portati nella posizione che io chiamo del pendolo. Quindi afferra con le mani il gomito opposto, piega leggermente le ginocchia, peso in avanti e inizia a dondolare le braccia da un lato e dall'altro, come se fossero un pendolo. E poi portati al centro, il peso ancora un pochino più in avanti, rilassa il collo, inspira, espira. E poi rilascia le mani, mento reclinato verso il petto, piega le ginocchia, spingi con i piedi giù verso il pavimento mentre ti porti lentamente in posizione eretta. E poi ruota le spalle in alto, indietro e in basso. E da questa posizione eretta prendi un grosso inspiro, palmi delle mani rivolte verso l'avanti e espira. Bene, ora prendi il tuo mattoncino o quello che usi in sostituzione, può essere anche una coperta arrotolata, e mettila in mezzo alle gambe, alle cosce. Stringi il mattoncino, piega le ginocchia leggermente, porta le mani sulle spalle, i gomiti larghi all'altezza delle spalle. Quando inspiri ti giri verso la sinistra, quindi puoi copiare me sullo schermo, e poi quando espiri ti giri verso la destra. Quindi inspiro e espira, inspiro e espira. Gli occhi possono essere aperti o chiusi. La testa rimane allineata allo sterno, quindi non girare la testa all'indietro. Trova il tuo ritmo e con le gambe stringi il mattoncino, di modo tale che il bacino e le gambe siano stabili e ti diano sì, un supporto stabile, di modo tale che puoi più facilmente muovere la parte superiore della schiena. Trova il tuo ritmo e continua a respirare energicamente dal naso, sincronizzando il movimento col respiro. Tre, due, uno, torna al centro, tieni gli occhi chiusi, inspira, trattieni il respiro, stringi il mattoncino e allunga i gomiti lateralmente
Espira, tieni gli occhi chiusi, se è comodo per te. Braccia ai tuoi fianchi e rilassati per un momento. E poi apri gli occhi, intreccia le dita e rilascia gli indici che saranno a contatto. Porta le braccia in alto, continua a stringere il mattoncino. Quando inspiri, immagini di allungare le braccia su verso il soffitto e quando espiri ti fletti verso la sinistra. La spalla destra la porti leggermente indietro, come se ti appoggiassi a un muro dietro di te. Inspira, espira. Al prossimo inspiro torni al centro e ti allunghi ancora di più. Espira, ti fletti verso la destra. Inspira, stringi il mattoncino e spingi il bacino verso la tua sinistra. Inspira. Espira. E poi portati al centro. Inspira, allungati ancora di più. Flettiti. Ora facciamo delle spirali, dei cerchi. Quindi piega le ginocchia, inspira, allungati. E poi espira, flettiti verso la sinistra. Piega le ginocchia verso lo schermo. E poi su, torna su, sulla destra. E ancora, inspira, allungati. Espira, fai dei cerchi con le braccia, tenendo le ginocchia piegate. E quando torni al centro, in posizione retta, cambiamo direzione. Inspira, flettiti verso la destra, piega le ginocchia e poi punta gli indici verso lo schermo, come se disegnassi dei cerchi con le tue mani. E poi inspira, allungati, trattieni il respiro, stringi il blocco, il mattoncino. Espira, rilascia le braccia di fianco a te, chiudi gli occhi. È un momento di riposo. Nota le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, le sensazioni di stringere leggermente il mattoncino in mezzo alle tue gambe. Prendi un grosso inspiro ed espira. Bene, poi apri gli occhi, togli il mattoncino, mettilo pure da una parte e finiamo con una posa che si chiama aura painting, che vuol dire dipingi la tua aura. E quindi ti porti in posizione retta con le gambe, con i piedi a distanza delle anche, piega leggermente le ginocchia. Quando inspiri, porti sulle braccia, guardi in alto verso il soffitto e inarchi la schiena leggermente. E quando espiri, pieghi le ginocchia e ti pieghi in avanti. E se vuoi puoi anche espirare dalla bocca. E inspira. Piega le ginocchia e espira. E continua così per alcune ripetizioni. Gli occhi possono essere aperti o chiusi. E se vuoi muoverti lentamente, con ogni inspiro e ogni espiro, puoi anche scegliere di fare così.
ancora una volta. E poi rimani piegato in avanti e lascia ciondolare le tue braccia verso il pavimento e se vuoi puoi di nuovo muoverti come un pendolo a destra e a sinistra. E poi torna al centro, piega le ginocchia. Portati in una posizione seduta a gambe incrociate sul pavimento o seduta su una sedia. Le mani che si appoggiano sulle gambe, chiudi gli occhi, schiena dritta. E prendi un momento prima di finire questa pratica per portare la tua consapevolezza alla schiena e alle sensazioni che puoi osservare in questo momento nelle spalle, le scapole, lo spazio in mezzo alle scapole, la schiena bassa e tutta la colonna vertebrale. Consapevolezza alla tua intera schiena. E poi tenendo gli occhi chiusi, strofina i palmi delle mani e nota le sensazioni nelle mani, i suoni. E poi premi le mani una contro l'altra, insomma, mani in posizione della preghiera. Rilassa le spalle, prendi un grosso inspiro e espira. E finiamo con un Om, puoi cantarlo insieme a me o lo ascolti, inspira. Namaste. Grazie per aver praticato con me oggi. Se ti è piaciuto il video, metti un like e iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti qui sotto che cosa vuoi vedere nei prossimi video. Ti aspetto alla prossima volta. Ciao!